Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui con un turbante in testa. So che iniziare il video così è un po' strano, I know, lo ammetto, ma oggi voglio andare assolutamente a provare una cosa con voi. Allora, io in questo momento mi sono fatta un trattamento ai capelli, perché sapete che sto cercando di rimetterli a posto. E in più, negli scorsi giorni ho fatto, diciamo, un pochino di decolorazione. Oggi anche ho ritoccato qualche ciocchettina. Sto lasciando le punte libere, sto facendo il più possibile delicatamente per non andare a rovinare ulteriormente i capelli e sto utilizzando due prodotti che mi avete detto tutte di voler sapere quali sono, quindi adesso ve li dico anche. E adesso voglio fare una prova con voi. È da un sacco di tempo che io sento parlare del bagno di decolorazione e sembra che sia un metodo un pochino più delicato per decolorare i capelli, questo perché nella decolorazione si può mettere sia lo shampoo che il balsamo. Quindi voglio provare a vedere che cosa ne esce sui miei capelli, voglio vedere che cosa ne verrà fuori, voglio vedere che cosa che cosa posso ottenere e vedere che risultati avrò, se diventerò totalmente pelata o tutto a posto. Ok, allora per fare questa cosa, aspettate che vi devo appoggiare da qualche parte. Ho la mia ciotolina di prima che è ancora sporca di decolorante, ma chi se ne frega, perché appunto adesso ce lo vado a rimettere. C'era scritto che era consigliato utilizzare uno shampoo che fosse anche, che avesse degli agenti comunque schiarenti. Io non ce l'ho in questo momento, però ho uno shampoo che secondo me è ancora meglio, perché anche se è antisbiadimento, però, e questo mi preoccupa un po' perché potrebbe essere il contrario di quello che mi serve, però protegge il colore. Non ha senso? No, aspettate, non ha senso. Se io metto uno shampoo che protegge il colore, non ha senso. Ok, forse è meglio questo. No, come non detto, ho cambiato idea, ne sto utilizzando un altro, perché quello è a protezione del colore, quindi mi avrebbe protetta e non mi avrebbe fatto quello che mi serve, penso. Devo aprire questo, ma non ci riesco. Ok, sto utilizzando tutti gli shampoo possibili e immaginabili che ho. Ti sto facendo casino, mi sto unendo tutti. Forse è proprio la cosa che non si dovrebbe fare. Vabbè, a me piace sperimentare, raga. Vedremo. Ok, ho la mia miscela di sapone. Questo è solo shampoo. Nello shampoo vado a mettere un goccino di questo. È il rivelatore di colore. Speriamo bene, raga. Questo è la polvere decolorante. Come ultima cosa, questo bel pentolone, ci metto qualche goccia di olio di cocco e balsamo all'olio di cocco. Ok, adesso ho fatto questa bella miscela, che non è tantissima, ma non ho tutti sti gran capelli, quindi va bene. E adesso la applichiamo. Auguratemi buona fortuna. E oltretutto questo procedimento è molto più veloce rispetto al più classico, alla più classica decolorazione e basta. E oltretutto si fa a capelli bagnati, quindi è proprio diversa la questione qui. Faccio anche sull'extension. Ne vado a mettere un pochino qui. Sperate e pregate con me. Ho sciacquato, fatto una maschera, risciacquato e adesso asciugo. Ci vediamo al risultato finito. Ok, allora questo non è decisamente il risultato finale che speravo, ma diciamo che un pochino ci si avvicina. Domani vado al parrucchiere, mi faccio sistemare le righe, perché come vedete non sono andata dritta, perché non sono un'esperta assolutamente. Allora tesori, ho preso ufficialmente, come vi stavo accennando prima, l'appuntamento con il parrucchiere, perché come vi dicevo purtroppo nella sfumatura non sono stata estremamente precisa, quindi voglio andargli a far dare una ritoccatina e voglio togliere gli ultimi, vedete, le ultime cosine di arancione che ci sono rimaste e sistemarli un po', perché tipo qua vedete mi è venuta una parte troppo, guardate, troppo chiara. E alla fine
sono finita così. Non fate caso alle cose che ho dietro, perché sto iniziando a sistemare tante cosine, perché allora, sto per registrare un vlog e tra poco vi spiegherò tutto quello che sta succedendo, perché io finalmente tra pochissimo parto. Nel prossimo vlog vi svelerò finalmente dov'è che vado. Comunque, allora, questi sono i miei capelli attualmente. Come vedete, purtroppo le punte in questo momento sono un attimo andate, perché oggi è il giorno dopo a ieri. Allora, che è successo? Io sono andata dalla parrucchiera, ho detto: bella, ti prego, toglimi l'arancione, perché l'arancione mi stava uccidendo l'anima. Il problema è che per far venire un colore omogeneo dovevo andare a toccare per forza la radice, perché le mie radici erano piene di, cioè la mia capoccia qua era piena, non so se lo, cioè, non so se vi ricordate, ma la mia capoccia qua era piena ancora del colore che avevo prima, e il colore che avevo prima era viola, marrone scuro, cioccolato, tutte queste cose unite insieme, che se le mettevi insieme era pure figo, ma unirle così insieme poi a quella sottospecie di shadow era un casino totale. Quindi, per far arrivare bene il tutto, ha dovuto la parrucchiera far sì che i miei capelli avessero almeno alla radice un colore tutto uniforme, perché io gli ho chiesto: guarda che io non voglio diventare tutta bionda, io non ci voglio diventare tutta bionda, voglio però delle schiariture, voglio che si veda piano piano della luce, insomma della luce intorno al viso. Così lei mi ha fatto prima appunto la radice col biondo cenere, che è molto più scuro del mio biondo cenere naturale, però andrà piano piano a scaricare, quindi io praticamente quest'estate avrò, si vedranno i miei capelli che si trasformano un pochino, quindi questo che vedete non è ancora il definitivo, ma semplicemente non è il definitivo che voglio io, ma per adesso io non li posso proprio più toccare, perché sennò le punte me le perdo, cioè quest'estate starò lì a cercare di farli tornare in forma e basta, e in forza, in forma e basta, e cosa che dovevo già fare da tempo, perché da quando sono andata a Ciao Darwin, che erano rovinatissime, ma non ci stavo facendo niente per farlo, invece adesso sto sotto con le maschere, le cose, quindi adesso li sto curando proprio sti benedetti capelli. E praticamente che cosa è successo? Dopo avermi fatto tutta la capoccia praticamente biondo cenere, che adesso sembra nero, però vi assicuro che è un biondo cenere, si vede più che altro al sole, però ve lo posso assicurare, un biondo cenere, a parte che mi è rimasto tutto il coso qua, tutto così, boh. Vedete? Carina? Boh, vabbè. Comunque, a parte avermi fatto appunto questo benedetto biondo cenere, poi purtroppo ha dovuto coprire tutte le mie bellissime punte che erano venute bionde. Io gli ho detto: non le toccare quelle, non lo fare, niente, ma toccate le punte bionde, e praticamente l'ha coperta prima col cenere per poi rifarle bionde, e il massimo che è venuto è appunto questo, come vedete, che per carità è abbastanza un effetto naturale. In questo momento dal vivo sono comunque un biondo cenere, diciamo, e che non è male. Adesso lavandoli poi si scaricherà il toner che mi ha fatto sopra, e o diventa arancione o finalmente si toglie questo grigiume, che è molto pesante come grigio, e però in totale onestà non mi dispiace, non mi dispiace tutto questo, perché tecnicamente ossidandosi dovrebbe venire un effetto super naturale, perché con questa tipologia di colore, almeno a detta della parrucchiera, ci vuole un po' di tempo, cioè perlomeno lei mi ha detto così, ci vuole un po' di tempo affinché tu veda veramente come vengono i capelli, nel senso che con i capelli così in questo momento erano molto porosi, molto trattati, quindi si sono presi tantissimo toner e quindi sono un pochino grigi, però piano piano andando al mare, il sole eccetera eccetera dovrebbero schiarirsi molto di più, quindi già dai primi lavaggi dovrei vederli schiarirsi molto. E l'unica cosa è che io ero entrata in panico, perché nessuno mio paio di extension andavano bene, quindi che ho fatto? Per finire, concludo, quindi lei che ha fatto mi ha poi rimesso la decolorazione di nuovo sulle punte, cosa che ovviamente le ha uccisi definitivamente, però a detta sua, e io ovviamente mi fido perché lei è un'esperta, giustamente ha detto: se io ti lasciavo le punte bionde come le avevi fatte tu e andavo a mettere solo sopra come gli avevo chiesto io, appunto per uniformare il tutto e per togliere l'arancione, purtroppo l'effetto che usciva era un effetto molto
diciamo molto, molto strano, perché non le avevo fatte tutte le punte arancioni, non avevo fatto tutte le punte bionde, erano un po' quindi sarei venuta a macchie, e ci credo, cioè se dice questo ci credo. Il problema è che gli avevo detto di lasciare proprio le punte, proprio le punte, proprio il pezzo finale, gli avevo detto ti prego lasciamelo pure fuori dalla decolorazione, perché tanto ormai è bianco, che ci devo fare, cioè più di questo bianco che devo tornare trasparente. Però niente, non l'hanno lasciati nemmeno al di fuori della decolorazione, evidentemente perché se no venivano ulteriori macchie, e però ovviamente i pezzi finali me li sono un po' persi. L'unica cosa è che appunto non sono uscita esattamente come volevo io, ma spero e prego che nelle prossime settimane insomma riuscirò a sistemare ulteriormente, però sicuramente adesso i capelli sono uniformi, sicuramente non è un colore con il quale mi vergogno di uscire, comunque è rimasto scuro ma naturale, quindi sinceramente mi ci devo solo abituare, non mi dispiace, non ho più l'arancione e la cosa mi fa molto piacere, non li toccherò da sola per un bel po', però che se ne frega, cioè non rimpiango niente, io mi diverto troppo a fare i capelli da sola, proprio una cosa che mi piace davvero fare, quindi chi se ne frega, tutto bello, cioè va benissimo. Però stamattina che ho fatto? Tra ieri e stamattina ho fatto le mie extension, come potete vedere sono grigie anche loro e sono shadowciate. Partono da un biondo cenere, vanno a finire al biondo cenere e al grigio. E ho utilizzato questo qui, che è identico a quello che ho sui miei capelli in questo momento, che è un biondo cenere proprio. Sono molto soddisfatta, adesso li asciugherò, dovrebbero amalgamarsi bene con i miei capelli, più che altro perché io in questi giorni ho delle serate e poi adesso parto e partendo cioè starò perennemente con il cupolino in testa, chi se ne frega, e perché tanto vado al mare, vado a rilassarmi e vado al matrimonio del mio amore, e però non so se posso dirlo, quindi non vi dirò di chi. Sappiate che è un mio amico carissimo e però no, scusate, non so se lo posso dire pubblicamente, quindi non... vabbè, sto andando a matrimonio. Però vabbè, non dico altro, sto andando a matrimonio, vabbè. Comunque siete stati, niente, noi ci vediamo domani, ore 14, sempre qui, sempre su questo canale. Questo è, giuro, l'ultimo update sui miei capelli, l'ultima cosa che farò perlomeno per un bel po' di tempo sui miei capelli. Ho preso questa decisione di andare dal parrucchiere, finalmente di arrendermi al parrucchiere, perché l'arancionato proprio, non si, cioè se l'avessi dovuto togliere da sola sarei giunta alla stessa conclusione, ovvero farmi cenere. Il problema è che il cenere sui capelli super super biondi potrebbe diventare verde, quindi senza una mano di un'esperta non me la sono sentita, perché i miei piani erano diversi, doveva andare in modo diverso. Ce l'avrei pure fatta, cioè se io avessi fatto tutto quello che ho fatto in un momento nel quale i miei capelli stavano bene, sarei andata avanti da sola, ce l'avrei fatta ad arrivare dove volevo. Ma il problema è che ho dovuto stopparmi perché ho visto proprio i capelli che non ce l'hanno fatta, perché ripeto, erano già stressati. Poi calcolate che in meno di 2 anni io sono passata da nero a biondo, 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 sempre. E adesso sono praticamente di quello che sarei stata al naturale, un po' più scura però più o meno. Mi ci devo abituare, perché il naturale non è una cosa che è nella mia persona. Le cose naturali non è proprio la mia cup of tea, ma trasformerò tutto questo naturale in un io truccata. No, assolutamente no. 3 ore di trucco, 4 ore per sistemare i capelli, 5 ore per farmi manicure, le extension, le ciglia. Però sì, sono completamente naturali e acqua sapone. Completamente naturale. Ah, a proposito, devo ricordarmi di andare a prendere l'appuntamento per farmi la fake tan. Naturale in ogni punto, in ogni dove. E comunque prima o poi me la darò una ritoccatina da qualche parte. Come dicevo, adoro il naturale. Ci vediamo domani. Ore 14, sempre qui, sempre su questo canale. Ci vediamo domani. Love you. PS, mi vedrete vestita praticamente sempre uguale, perché sto registrando più di un video nello stesso giorno, perché poi io parto, quindi vabbè. Vi voglio un mondo di bene. Love you.